maggio è come parola magica che corre di bocca in bocca, che rallegra gli animi di tutti i lavoratori del mondo. È parola d'ordine che si scambia fra quanti si interessano al proprio miglioramento. Con queste parole si apriva nel 1890 sulla rivista forlivese La Rivendicazione uno dei primi articoli giornalistici italiani dedicati alla ricorrenza del 1° maggio, un anno dopo l'ufficializzazione in Europa della festività, approvata anche in Italia nel 1891. Chiamata anche Festa del Lavoro o Festa dei Lavoratori, viene appunto celebrata ogni 1° maggio in molti stati del mondo, in quanto ricorda le lotte operaie per la conquista del diritto di un orario di lavoro quotidiano di 8 ore. Per celebrare il diritto al lavoro e alla sua dignità, vogliamo ancora una volta porre l'accento sulla sicurezza, un valore imprescindibile da non sottovalutare né dare mai per scontato. Parliamo della dignità del lavoro, da quali punti passa? Se noi andiamo a vedere le percentuali di persone che si fanno male, hanno o degli infortuni o delle morti, sono nell'ambito, diciamo, praticamente del lavoro nero o nel non rispetto delle norme, diciamo, di sicurezza. Quello che rovina un po' il tutto, diciamo, nell'ambito sempre lavorativo è il non rispetto, diciamo, delle norme, delle regole. Il subappaltare, diciamo, questi lavori va a sempre a scapito della sicurezza. E le persone che non sanno che eventualmente su un'impalcatura che non è molto sicura, automaticamente il 1° giorno può andare bene, il 2° ma il 3° giorno ti capita l'incidente, solo per il fatto dell'inesperienza e del non rispetto da parte del datore di lavoro di rispettare le norme di sicurezza. Ecco, diciamo, la dignità è questa, diciamo, essere più coscienti nell'ambito di chi lavora, perché non è giusto che una persona lavorando si faccia male. Questa è una delle cose principali in cui io credo, che non ci si può fare male sul lavoro. E l'altra cosa che io cerco di spiegare, di insegnare soprattutto ai ragazzi giovani, è il non dire a loro mettiti i DP, lavora in sicurezza, perché poi arriva qualcuno che ti fa la multa, perché poi mettiteli perché ti puoi fare male, mettiteli per la tua salute e non perché c'è un qualcuno che ti fa la multa, un qualcuno che ti sgrida, un qualcuno che ti manda via dal cantiere, perché adesso succede questo, una volta forse no, perché lo fai per te stesso. Mettiti le cuffie non perché se passa qualcuno ti fa la multa, metti le cuffie perché il danno all'orecchio è un danno irreparabile. La mia ditta mi ha messo nelle condizioni di poter dire ai ragazzi, a qualcuno che era a lavorare e non indossava i DPI, che siano le scarpe antinfortunistiche, che siano le cuffie, mi è successo e l'ho fatto, mi ha messo nelle condizioni di dire bene, adesso ti siedi e non lavori, oppure vai a casa, oppure domani senza scarpe non venire a lavorare. L'Istituto Professionale Edile di Bologna ha realizzato una nuova app gratuita sulla gestione del rischio in edilizia, sviluppata all'interno del progetto SicurApp, strumenti per la prevenzione del rischio. È importante prima di tutto individuare le principali aree di rischio e cosa di fatto sia all'origine della mancata sicurezza sul lavoro. Si tratta di uno strumento che contribuisce alla diffusione di informazioni e procedure utili nell'ottica di una cultura della sicurezza capillare e a portata di mano. Uno strumento tecnologico efficace che fornisce risposte e indicazioni immediate. Abbiamo un dato abbastanza alto riguardante proprio gli infortuni sul lavoro. Purtroppo sì, se noi vediamo una stima, sono, diciamo, anche solamente nell'ambito dell'anno scorso erano più di 1.300 morti. Nell'ambito anche dell'Emilia-Romagna ci sono state più di 400.000 infortuni, di cui più della metà, diciamo, sono stati infortuni che hanno reso la persona invalida, con un punteggio di invalidità superiore al 16%. È una cosa inammissibile, diciamo, che è ancora nel 2019, diciamo nel 2018, contano ancora troppe morti, troppi incidenti, troppi infortuni, perché sembra quasi, è brutto dire, ma è un bollettino di guerra silenzioso, perché vengono segnalati i casi più eclatanti, ma quante persone giornalmente muoiono, diciamo, nell'ambito lavorativo? E questo che ti fa molta rabbia, perché dovrebbero essere rispettate molto di più, e chi lavora anche essere lui stesso più cosciente anche nell'ambito lavorativo e fare in modo e maniera che chi è vicino a lui rispetti anche lui, perché se uno si fa male, io nel tentativo di andare in soccorso mi posso far male anch'io e morire anch'io. E questo, diciamo,
non deve succedere. Anmil, diciamo anche in collaborazione con Inel, automaticamente fanno delle campagne di non solo di sensibilizzazione ma di promozione sullo sviluppo e per migliorare eventualmente anche l'informazione. Quindi uno degli strumenti, possiamo dire, è anche costituire una rete tra associazioni ed enti per favorire la informazione, la diffusione di informazione, di formazione. Esatto, e questo, diciamo, ti permette di fare un ottimo lavoro anche per il futuro, e sperando sempre che più gli anni passano e gli infortuni diminuiscono. Nella sua azienda il valore della sicurezza a che posto è? Altissimo. Allora, nella nostra azienda il valore della sicurezza è altissimo, perché comunque quasi tutti sono tutti formati, tutti hanno frequentato la scuola Edere nei corsi, tutti sono dotati di scarpe antinfortunistiche, guanti, caschi, tutte, mascherine, tutto quello che serve per comunque lavorare in sicurezza. Io quello che dico sempre è che la mattina, quando ci si sveglia, si va sì per lavorare, ma bisogna tornare a casa, tutti e interi. Di non pensare di fare in fretta, perché la fretta porta ad avere degli infortuni e degli incidenti, e quindi di ragionare con la testa prima di fare qualsiasi cosa. Come mai, nonostante si parli tanto di sicurezza, purtroppo avvengono ancora tanti incidenti nei luoghi di lavoro, secondo lei? Il fatto che succedano tanti incidenti è un po' la distrazione, e tante volte, la maggior parte degli incidenti succede sempre, l'ho fatto tante volte, è venuto bene, non è mai successo niente, va bene così. Ogni volta che si va a fare una qualsiasi lavorazione è come iniziare da capo. In quali momenti della vita in cantiere ha visto più leggerezza da parte dei suoi colleghi o dei suoi collaboratori? Leggerezza, spesso. Senza far nomi, solo... No, certo, spesso. Io tante volte, quando vado in cantiere, che vedo situazioni pericolose, gliele faccio notare, ma tutti mi dicono: ah, l'ho sempre fatta così, non è mai successo niente. A volte mi impongo, ma quando giri l'angolo, purtroppo, tornano a fare quello che... A volte si parla di datori di lavoro che non guardano molto la sicurezza. Sì, è vero. Tante volte così, tante volte sono, diciamo, anche le persone che lavorano in cantiere. A me è successo tante volte, proprio un'esperienza personale, che sono andato in cantiere, ho visto una situazione pericolosa, sono andato via, cioè ho detto di metterla a posto, lui l'ha messa a posto in quel momento, sono andato via, dopo mezz'ora mi hanno chiamato, è successo l'infortunio. Che situazione era? Era su due cavalletti con delle assi, le assi sporgevano fuori dal cavalletto, io gli ho detto mettila a posto, sì, sono andato via, lui è caduto perché l'asse si è ribaltato. Lì mi sono un po' arrabbiato, ma contato poco, perché intanto l'infortunio era già successo. Qualche considerazione anche sul mancato incidente? Le è capitato? È capitato anche a me, sono stata fortunata, non mi è successo niente. E quella purtroppo è una cosa che secondo me è molto importante per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, gli infortuni. È la sicurezza che abbiamo in noi stessi, l'abitudine nel fare le cose, di dire vabbè, ormai sono bravo, lo faccio da tanti anni, quindi posso anche farlo in un'altra maniera, così faccio prima. E la sicurezza che abbiamo, l'abitudine a fare il lavoro e dire tanto lo faccio da tanti anni, questa è una cosa secondo me molto importante da tenere presente. Nessuno deve essere sicuro che a me non succede. L'IPLE mette a disposizione dei lavoratori del settore delle costruzioni una app ricca di contenuti e strumenti di lavoro come il fonometro, lo scalimetro e il taccuino dei rilievi. L'app consente anche un aggiornamento continuo sui corsi in partenza e un collegamento diretto al sito dell'Istituto Edile. Per scaricarla basta cercare IPLE nel vostro App Store. Faccio questo lavoro da praticamente quando avevo 15 anni, ne ho più di 50, ho sempre fatto questo lavoro. Ho sempre cercato di migliorare le mie, diciamo, capacità, di frequentando anche tantissimo la scuola Edile. Mi è stata molto di aiuto, ho imparato tante cose e comunque penso che ce ne sia ancora da imparare. Questo lavoro qui l'ho sempre amato, lo amo e lo continuerò ad amare.
Ma vede questo anche nelle nuove generazioni? Purtroppo no, purtroppo questo no. Vedo ragazzi giovani che sono venuti a lavorare per la nostra azienda che non hanno tutta questa voglia. E questo per me è una cosa brutta, perché questo lavoro qui è veramente creare, fare, realizzare, secondo me è un lavoro bellissimo. L'edificio che oggi andiamo ad analizzare su vostra segnalazione è il Walt Disney Concert Hall di Los Angeles. Inaugurato nel 2003, si presenta attraverso una struttura affascinante e davvero molto complessa. L'edificio progettato da Gary è un edificio molto particolare. Appartiene a pieno titolo ai lavori più importanti di questo architetto canadese e si tratta di un altro esempio tipico del decostruttivismo. Fondamentalmente si tratta di un modo di concepire l'architettura non più come un insieme di canoni rigidi, di linee verticali, orizzontali, quindi geometrie regolari e ben codificate, ma un po' come delle linee in libertà. In realtà si tratta proprio della capacità di questi progettisti, in modo particolare appunto di Gary, che è un architetto molto particolare dal punto di vista del stilistico proprio, e la capacità appunto di mettere a torsione, si potrebbe dire, proprio gli elementi costruttivi di un edificio fino a piegarli e quasi a provare il limite che i materiali stessi, i materiali moderni, quindi parliamo di acciaio, calcestruzzo, vetro, questi materiali vengono curvati e utilizzati in modo assolutamente non regolare, insomma, quindi si creano delle forme molto irregolari geometricamente, ma che ovviamente hanno all'interno una logica. Viene un po' a sfumarsi e a sparire la distinzione tra fuori e dentro, e quindi lo spazio architettonico appunto diventa un continuum tra l'esterno e l'interno, appunto creando quindi continuità anche proprio nella percezione delle persone che fruiscono di questi luoghi. In particolare in questo edificio si tratta di una sala da concerti, quindi da musica classica, e di 2260 posti, quindi abbastanza grande, rivestita in legno all'interno, con tutti i canoni di tipo tecnico appunto che permettono un'ottima acustica. Ma verso l'esterno invece tutto il resto, gli edifici anche attorno, perché in realtà si tratta di un complesso di edifici, sono un insieme armonioso appunto di queste forme che l'architetto stesso ha definito come un insieme di vele spiegate appunto, e forme particolari che hanno dato il segno, diciamo così, a questa zona di Los Angeles. Un'altra caratteristica particolare di questo edificio è che è rivestito con lastre di acciaio inossidabile, e dopo i primi anni e dopo l'inaugurazione ci sono stati un po' di problemi di riflessione e anche di surriscaldamento, non solo di alcune parti dell'edificio, ma anche negli edifici attorno, dovuti proprio a queste superfici molto lucide che fanno da specchio, quasi degli specchi parabolici, quindi che raccolgono i raggi, e quindi hanno dovuto praticamente subire un leggero intervento di smerigliatura, quindi per togliere un po' la lucidità e renderli un pochettino più opachi come materiali, in modo appunto che riflettessero meno e creassero meno problemi dal punto di vista termico. Continuate a segnalarci gli edifici che vi incuriosiscono e che vi affascinano, che avete visto o che desiderate visitare, scrivendoci all'indirizzo ediliziasicura@edili.com. I corsi che vi segnaliamo questa settimana sono: lunedì 6 maggio, aggiornamento per coordinatore alla sicurezza, modulo 8, l'infortunio in cantiere, costi dell'infortunio. Da lunedì 13 maggio, in orario serale, corso per muratore, murature ad alta efficienza energetica. Da martedì 14 maggio, impianti di climatizzazione negli edifici, corso di base. Per qualsiasi informazione sul calendario dei corsi potete seguire l'Istituto Professionale Edile di Bologna collegandovi al sito www.edili.com, attraverso le pagine social e sul canale YouTube.